Consulente è un termine generico in italiano, mentre ha due specifici significati in inglese, advisor e consultant. Queste sono due figure professionali molto ricercate sul mercato e spendibili principalmente in grandi società che offrono servizi specialistici ai loro clienti. Non sempre è chiaro quali siano le loro mansioni e come passino le loro giornate lavorative. Giusto per sentirsi un po' più secchioni, facciamo una parentesi sulla storia di queste due parole. Il termine consultant ha origine dalla parola latina consultare, che significa discutere qualcosa o deliberare. Invece advisor deriva originariamente dalla parola latina visum, che è la forma del participio passato di videre, che significa da vedere. In seguito prese il significato di scoprire, dal modo di dire per avere, fino alla più recente consigliare. In questo articolo andremo a scoprire cosa fa un business advisor e un business consultant, e andremo a confrontare le due figure professionali in tre semplici punti. In chiusura, come per ogni articolo, daremo qualche utile spunto su come poter approfondire l'argomento. Secondo me, un buon advisor deve ripetere come un mantra questa massima di Scott Adams. Bisogna evitare che chi decida in azienda non miri a far diventare più efficienti cose che non si dovrebbero fare. Due paroline su Scott ce le spenderei. È uno scrittore di libri di filosofia e di parodie satiriche. È laureato in economia e socio del Mensa, che, per chi non lo sapesse, significa che rientra nel 2% della popolazione mondiale con il più alto quoziente intellettivo. L'advisor è una figura richiesta soprattutto nella gestione della governance aziendale. Si affianca alla board decisionale per aiutarla nel prendere decisioni importanti che avranno impatto su tutta l'impresa. È un ruolo molto delicato. A volte cambia veste e si deve trasformare in coach, a volte si presenta come leader, soprattutto quando le proposte messe sul tavolo sono discutibili e potrebbero portare decisioni dannose. A volte invece si mischia tra i collaboratori direzionali per capire le dinamiche aziendali. In teoria aiuta a passare in rassegna l'intera struttura aziendale e tutti i diversi elementi all'interno della sua attività, per essere sicuri che sia tutto correttamente funzionante e che si lavori nel modo più efficiente e produttivo possibile. Ma invece nella pratica si scontra ogni giorno con le più impensabili resistenze al cambiamento. Sarebbe fantastico che tutto andasse liscio, almeno per una volta. Un advisor ha una profonda conoscenza in più discipline e ha esperienza nel lavoro in diverse funzioni che gli permettono di comprendere gli obiettivi strategici aziendali per la pianificazione del prossimo, medio e lontano futuro. Ha una visione ad alto livello del personale, della leadership, dei clienti e dei loro servizi o prodotti presenti in catalogo. È quindi in grado di sintetizzare lunghissimi discorsi dei suoi interlocutori in prospettive sensate. In generale, l'advisor identifica i problemi prima che diventino un vincolo e ne condivide la sua opinione con le parti interessate. Solleva le sue preoccupazioni in modo adeguato e aiuta ad affrontare gli elementi di lavoro al fine di eliminare la minaccia, di far passare in secondo piano stabilendo una priorità delle azioni da intraprendere. L'aspetto più interessante del suo lavoro è che le proposte sono strutturate da piani ben definiti e condivisi e che, soprattutto, questi piani descrivono benefici che si otterranno. Quindi non è solamente un indovino, ma è quello che promette e poi deve mantenere ciò che ha promesso e deve metterlo nero su bianco. Non esiste in questo caso lo scaricabarile. L'approccio del consultant nell'ultima decade si è evoluto e le sue azioni vengono guidate da un mix ottimale di esperienze e numeri. Come ricorda Ishikawa Kaoru, fate in modo che diventi un'abitudine discutere i problemi basandosi sui dati e rispettando i fatti che essi dimostrano. Ishikawa fu ingegnere e professore universitario giapponese, fu un influente innovatore nella gestione della qualità, è divenuto famoso per essere il creatore del diagramma di Ishikawa, che è una tecnica manageriale utilizzata nel settore industriale e nei servizi per individuare le cause di un problema. Un consultant è uno specialista in un particolare campo che può andare dalle risorse umane al marketing passando all'IT e consiglierà di implementare sistemi e processi solo nell'area di sua specializzazione. Ha un'esperienza pregressa di spessore e affronta i problemi che incontra con dimestichezza, dando la certezza dell'efficacia del proprio supporto pratico e organizzativo per l'ottenimento dei risultati desiderati in tempi piuttosto brevi. Quindi l'attività principale è quella di essere un risolutore di problemi, ne identifica le cause e si impegna a rimuovere i vincoli e a fornire la migliore soluzione attuabile. Non sempre però ad un problema c'è una soluzione. A volte l'ostacolo va semplicemente aggirato o magari utilizzato a proprio beneficio. È il consultant che analizza le situazioni e fornisce elementi validi a supporto delle sue tesi.
A volte ci si aspetta che un consulente si occupi da solo dei problemi e ne riferisca la soluzione soltanto allo sponsor. Più spesso, tuttavia, il consulente preparerà le opzioni su come risolvere il problema e quindi ne discuterà i pro e i contro con tutti gli sponsor coinvolti. In rari casi, un consulente viene utilizzato per sostituire temporaneamente una posizione di gestione, fino a quando non viene assunto un nuovo sostituto oppure rimane a lungo termine. Un consultant è un velocista, è pratico, è reattivo e nelle sue proposte non va mai per le lunghe. Raccoglie i dati, li analizza secondo schemi consolidati e li utilizza per rappresentare la sua posizione. Non servono lunghissimi sermoni o presentazioni fantastiche per spiegare che se continui a tenere mano sul fuoco ti bruci. Facciamo una premessa. Non c'è nessuna differenza tra la qualità del lavoro svolto da un consultant rispetto ad un advisor. Fanno lavori differenti, complementari e soprattutto utili. Nessuno dei due è più figo dell'altro. Scegliere di essere un consultant o un advisor dipende dalle attitudini personali e dei propri interessi. Ad esempio, se si ha maggiore dimestichezza nel saper risolvere i problemi rispetto alla loro identificazione, sei già un consultant nell'animo. Tanto, come abbiamo già detto all'inizio dell'articolo, in italiano sarai comunque chiamato genericamente consulente in entrambi i casi. Facciamo un rapido confronto in tre punti su quali siano le differenze tra queste due figure professionali. Il consultant agisce retroattivamente, cercando di risolvere problemi attuali che hanno influenzato di recente o nel passato una determinata area aziendale. L'advisor agisce in modo proattivo, identificando i problemi attuali e futuri e consigliando le nuove direzioni. Il consultant ricopre un ruolo funzionale, cercando di capire cosa il cliente ha in mente di fare e cosa effettivamente è possibile fare. L'advisor si posiziona nella governance, fa parte della direzione o l'affianca, favorendo una presa di decisioni strategiche. Ovviamente l'azione dell'advisor ha ripercussioni globalmente sull'impresa, mentre l'operato del consultant si ripercuote localmente in una specifica area. Il consultant di solito è pratico e risolutivo, fa quello che deve essere fatto, altrimenti ti spiega perché non è possibile farlo, consigliandoti alternative per raggiungere lo stesso obiettivo, o almeno una parte. L'advisor agisce in modo sistemico, definendo un piano e spiegandone lo svolgimento e quali siano i risultati attesi. Risolvere problemi ed essere pratici, oppure identificare i problemi e scrivere un piano strategico su cosa fare? Stiamo parlando di azioni che richiedono competenze cross-funzionali, un giusto approccio di problem solving e soprattutto spiccate doti di analisi. Consiglierei di approfondire temi quali business e functional analysis, governance, business process analysis. Non guasterebbe anche una buona predisposizione, soprattutto per gli advisor, di saper creare presentazioni e slide, magari seguendo un approccio di storytelling, che siano semplicemente comprensibili. Spesso in testa abbiamo una moltitudine di idee e non tutte riescono ad essere comprese dai nostri interlocutori. Letture da tenere a mente sono The Trusted Advisor di David Meister della Free Press. David è ampiamente riconosciuto come autorità leader nel mondiale della gestione di società e servizi professionali. Fornisce consulenza ad aziende in un ampio spettro di professioni e su temi che vanno dal marketing alle strategie delle risorse umane. L'altro libro che vi consiglio è Tools of Titan di Tim Ferriss, edito dalla Time Warner. Tim Ferriss è stato nominato come uno degli uomini d'affari più innovativi di Fast Company. È uno dei nomi che secondo Forbes devi conoscere. È tra i primi 40 di Fortune, è un investitore e consulente di tecnologie. Ha collaborato con Uber, Facebook, Shopify e moltissime altre imprese. È autore di numerosi bestseller ed il suo podcast, The Tim Ferriss Show, ha superato i 100 milioni di download ed è stato selezionato per i best di iTunes per 3 anni consecutivi. Siamo arrivati al termine del video. Se ti è piaciuto o pensi che potrebbe interessare ai tuoi amici, condividilo e iscriviti al mio canale YouTube, o metti like sulla mia pagina Facebook, o se preferisci il podcast, mi troverai su Spreaker.